io ho il compito di dare adesso un benvenuto al segretario nazionale del Partito Democratico Matteo Renzi, che è già arrivato in Sardegna tempo fa e oggi ritorna per un momento importante per noi. Stamattina mi ha colpito una differenza: mentre lui a Sassari ricordava, senza che nessuno glielo ricordasse, perché è cosciente di dove è, cosa fa e dell'importanza del ruolo e della speranza che riposta in lui, ricordava che quella era la città di Enrico Berlinguer. Subito. E di quanto bella questa terra e questo paese, Enrico Berlinguer, e al fatto che ci sia stato e abbia guidato la sinistra italiana per alcuni anni. Nello stesso momento Berlusconi, telefonato da Cappellacci, pensava che Cappellacci fosse non ad Alghero ma ad Aquileia. Questa è la differenza tra due leader nazionali: uno che ha cultura, attenzione e delicatezza nei confronti delle terre che visita, dove ci sono popoli come il nostro che hanno una lunga tradizione e un importante futuro, e altri che pensano che siano soltanto la Costa Smeralda o Porto Rotondo. In questa terra, lo dico perché quest'ultima settimana è importante, c'era un'altra persona importante per noi e non solo per noi, per tutto il paese, che 100 anni fa, nel 1911, diceva: istruitevi perché abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza, agitatevi perché abbiamo bisogno di tutto il vostro entusiasmo, organizzatevi perché abbiamo bisogno di tutta la vostra forza. Queste tre cose insieme, ed era Antonio Gramsci, un uomo a cui questa terra deve molto, ma deve molto anche la lotta dei più deboli nei confronti di chi li opprime, la forza di quelli che non hanno forza ed è insieme che possono avere forza. Questa mattina molte persone, sapendo che avrei incontrato Matteo, mi chiedevano di riferirgli che c'è una grande speranza, la speranza che è riposta nelle mani di questo partito, di questa forza politica guidata da un nuovo segretario, di ripartire. Deve ripartire l'Italia, può ripartire la Sardegna. Io penso che Matteo sia qui per dare una mano a far ripartire la Sardegna. Gli chiediamo una mano perché con Francesco Pigliaro, col centro-sinistra, la Sardegna può ripartire davvero. Grazie. Matteo, benvenuto in Sardegna. Sono molto contento di essere qui a Gallarate con tutti voi. Un saluto anche alle persone che sono fuori da questa stanza e che ci aspettano e che ci ascoltano un po' più al freddo. Un saluto naturalmente a Silvio Lai e un saluto particolare al prossimo presidente della regione Sardegna, Francesco Pigliaro. Francesco, c'erano un po' di bambini, prima o poi noi politici saremo chiamati dal telefono azzurro per il fatto che portiamo i bambini alle manifestazioni politiche. In prima fila c'era, non so se è scappata fortunatamente, c'è una bambina di 5 mesi, Alessandra, vista prima, non è scappata da sola, eccomi, come ti chiami tu? Andrea, ci sono tanti, tu come ti chiami? Maria Rosaria, ce ne sono anche tanti fuori. I genitori appunto danno questo procedimento di fronte alle autorità per l'infanzia, ma parlando con un po' di bambini, presentandoci, diciamo, Francesco, che tra qualche giorno, tra una settimana, sarà il nuovo capo della Sardegna. Dipende anche da voi. E in questa spiegazione, in questo racconto, mi è venuto in mente un'esperienza da sindaco, che è l'esperienza più drammatica, se volete, più bella che io abbia mai fatto e che continui a fare tutti i martedì quando vado nelle scuole. Io tutti i martedì vado nelle scuole per una scelta personale,
vado nelle scuole dove, che sono gestite dal comune, quindi le scuole elementari o medie o gli asili, quindi non c'è verso che mi accusino di campagna elettorale perché al massimo hanno 12 anni, 13 anni. E nell'andare nelle scuole mi è capitato proprio all'inizio del mio mandato, al di là di alcuni episodi profondamente drammatici per un fiorentino, stile domandare qual è la cosa più bella della, di Firenze per voi bambini? Uno mi rispose la Torre di Pisa. Vabbè, chi applaude è sospetto. Anzi, apprezzate il fatto che sabato scorso abbiamo anche giocato la peggiore partita e il taglio purtroppo. Seguito di perdere voti, se fa gol Matri ditemelo nel frattempo. Dicevo, una delle cose più belle che mi capita è parlare con i bambini, ma in uno dei primi incontri una bambina alla mia domanda, sai che cosa fa il sindaco, come il presidente del sindaco? E uno diceva, il sindaco è quello che mette a posto le buche, le strade, il sindaco è quello che dirige il traffico, il sindaco è quello che manda via i ladri. A un certo punto io domando, sì, ma lo sapete che cosa fa un politico? Ruba. Silenzio. E una bambina si alza e dice, il politico è quello che ruba. Non lo dico, ripeto. Perché questa discussione, molto bello parlare con i bambini e discutere con loro, ma questo momento mi ha segnato profondamente, perché mi ha fatto capire che il messaggio culturale che è passato in questi anni è che i politici, la casta come viene chiamata, non è a servizio della comunità, ma è fatta da persone che stanno lì per occupare una poltrona. Allora, quei bambini che stavano fuori, io vorrei dire che oggi il loro babbo, qui si dice babbo, lo posso dire con grande gioia, il loro babbo, la loro mamma, i loro nonni, i loro fratelli sono qui perché vogliono dire che è esattamente il contrario, che noi non ne possiamo più di una rappresentazione per la quale i politici sono quelli che rubano. I politici sono quelli che hanno il dovere di riportare la speranza, di risolvere concretamente i problemi, di restituire energia, orgoglio, entusiasmo. I politici sono, voglio dirlo ai bambini e alle ragazze, poi iniziamo a parlare di noi, è come se avessero un compito in questo momento. Avete presente quando le macchine si fermano in seconda fila, che non è neanche molto corretto, e mettono le quattro frecce? Quando le macchine si fermano un attimo in sosta e aspettano. La nostra Italia, ma anche la vostra straordinaria regione, la Sardegna, è un po' così. Ha le quattro frecce inserite. E noi siamo a un bivio, voi siete a un bivio, siete fortunati perché domenica prossima potete scegliere tra levare le doppie frecce e parcheggiare definitivamente, o rimettervi in moto, rimettervi in cammino, recuperare un minimo di direzione. Per farlo però non basta uno, ed è l'ultima cosa che vorrei dire a questi bambini, non basta uno che a nome di tutti decide, c'è bisogno che emerga un noi. Vedere una straordinaria sala e fuori la piazza piena di persone mi fa pensare che la cosa più grande, più entusiasmante, più affascinante che la comunità di donne e uomini del Partito Democratico esprime, questa comunità, è quella di poter dire che se è vero che chi ha funzioni di leadership deve prendersi le sue responsabilità, è anche vero che noi non lo lasciamo solo e che porteremo alla vittoria Francesco, perché porteremo alla vittoria la Sardegna delle persone per bene, la Sardegna delle persone entusiaste, la Sardegna delle persone appassionate. E uno dirà, e tu che ci fai allora a venire a parlare? Perché vieni? Perché sei il segretario del PD? Sì, certo, ma vorrei venire qui, siamo al vostro sindaco, a Massimo Zedda, che ho visto in prima fila e che saluto. Ciao Massimo. E vorrei portarvi l'esempio di un sindaco. Perché sono arrivato qua e mi sono subito arrivati i comunicati stampa contro di me di Cappellacci. Ora, che ti ho fatto di Cappellacci? Cappellacci ha detto, ho rullato nel 2009 Veltroni, adesso rullo Renzi. Il problema è che nel frattempo ha rullato i sardi. Il problema è che nel frattempo ci avevano raccontato 100.000 posti di lavoro ed è stato quasi di parola, eh?
80.000, solo che poverino si è sbagliato, anziché 100.000 posti di lavoro in più, ha fatto 80.000 posti di lavoro in meno. Vi domando, state meglio o state peggio rispetto a 5 anni fa? State... vedete più posti di lavoro? Chi dice meglio ha vinto la lotteria, brava signora. Allora offa da bene, dopo scendo. Il turismo è cresciuto o è diminuito? Questa è l'unica regione tra le regioni turistiche che ha visto diminuire il numero degli arrivi e delle permanenze turistiche. Io ve lo dico da utente. Venire in Sardegna oggi è più complicato, più costoso rispetto ad andare in altre realtà europee. Perché? Per colpa di quali responsabilità in questi anni abbiamo perduto le occasioni che avevamo di fronte a noi? Bene, da sindaco dico, quando si chiude un mandato, uno è contento di portare a casa dei risultati. Un asilo nido inaugurato, un caffè letterario riaperto, un luogo per gli artigiani rimesso in moto, una piccola azienda agricola fatta da ragazzi e anziani che stanno insieme e che riparte. È bellissima la politica perché ti consente di vedere con mano concretamente le cose. Io ho bisogno fisico di scappare da Roma tutte le volte che arrivo a quelle strane parole. Adesso parliamo di rimpasto, io prendo scappo, prendo un treno e vado, mi rinchiudo nelle cose concrete. Bene, un amministratore dovrebbe far questo. E allora voi oggi avete una grande opportunità, perché per levare le quattro frecce, per evitare di parcheggiare e per rimettere in moto la macchina, il centro-sinistra vi propone una scelta basata su dei progetti concreti e contemporaneamente su un sogno grande. Dice, ma Pigliaru non sa raccontare le barzellette. È un problema gravissimo. Però le barzellette di questi ultimi 5 anni non è che vi abbiano fatto molto ridere, mi sembra. Allora, proviamo a immaginare qual è la partita vera oggi che noi abbiamo di fronte. Non chiedete di parlare delle grandi questioni di politica nazionale, le riforme, il taglio dei costi della politica, quelle le faremo, punto, le faremo perché ci abbiamo messo la faccia, le faremo perché se la politica non inizia a tagliare se stessa, con quale credibilità può chiedere alle persone di fare i sacrifici? Se i sacrifici li chiedi sempre agli altri, come puoi pensare che il tuo popolo ti segua? Queste le faremo. Parte, le faremo perché ci abbiamo messo la faccia. Però c'è un punto: come riuscire a tenere insieme la concretezza che avete sentito di Francesco Pigliaru, l'ideale, la visione e contemporaneamente il desiderio di scaldare gli animi? Io stamattina ho letto la lettera di Aldo, di un ragazzo di un piccolo comune sardo, che mi ha detto: tu non devi venire a fare grandi discussioni, devi venire a parlare di speranza, devi venire a parlare di entusiasmo, di passione. Sì, ma come? Tenere insieme la concretezza e la passione. Io credo che ciascuno di noi, guardandosi allo specchio la mattina, c'era un grande fiorentino che era Indro Montanelli, che diceva che, ma fiorentino, grande Toscanacci più correttamente, avrebbe querelato per il fiorentino, che diceva che la vera battaglia la mattina che uno deve vincere è la battaglia allo specchio. Bene, ciascuno di noi la mattina quando si alza e pensa all'impegno nella cosa pubblica, si domanda concretamente che cosa possiamo fare per provare a cambiare le cose. Io credo che l'Italia abbia lo spazio per poterle fare, per poterle cambiare, che la Sardegna abbia lo spazio per poterle cambiare, però bisogna fare una scelta fondamentale, una scelta che riparta dai valori costitutivi della nostra comunità. E quando Francesco dice che i 120 milioni di euro li metteremo a servizio dell'edilizia scolastica, non sta dicendo soltanto che rimetteremo a posto le aule, sta dicendo che dalla grande crisi che noi stiamo vivendo si esce soltanto ripartendo dalla scuola, dall'educazione, dalla capacità di formare i nostri giovani. E la capacità di formare i nostri giovani e la capacità di formare i nostri giovani è una capacità che non può essere poi umiliata dal fatto che i ragazzi che studiano qui poi se ne vadano perché qui non trovano una terra di opportunità. Ma quale paese civile che scrive in Costituzione una repubblica democratica fondata sul lavoro poi toglie l'opportunità e vive di rendita, dove soltanto chi già ha può andare avanti?
Noi abbiamo la possibilità di rovesciare, di cambiare, di invertire questo percorso. Come? Ripartendo dalla centralità della scuola. Mi piace questo progetto di Pigliaru e vorrei fargli una proposta. Questa settimana ancora no, perché ha da far campagna elettorale, ma dalla prossima, quando ci vedremo con i presidenti delle regioni, tutti insieme, andiamo in Europa a dire una cosa molto semplice e molto banale. Che l'Italia deve fare i conti con se stessa, giusto. Che deve mettere a posto il bilancio, giusto. Che lo facciamo per i nostri figli, non lo stiamo facendo perché ce lo chiede un ragioniere dell'Unione Europea. Stiamo rimettendo a posto il bilancio perché ce lo chiedono le generazioni future. Ma la stabilità dei burocrati di Bruxelles non vale la stabilità delle aule dove mettono la testa i nostri figli. E allora, accanto al piano dell'edilizia che farà la regione Sardegna con Pigliaru, un piano straordinario di 5 miliardi di euro fuori dal patto di stabilità, che consenta alle nostre famiglie, ai nostri figli, di stare in luoghi dove l'educazione torna a essere il motore di ripartenza. E allora sarà più semplice poi immaginare di creare posti di lavoro legati all'ICT, all'Information Communication Technology, come ha fatto la straordinaria esperienza di Tiscali di Renato Sorum, ma come dovremo continuare a fare e impegnarci a fare per il futuro. Sarà più semplice provare a immaginare che trovare un posto di lavoro non è un modo che una sorta di processione laica per cui bisogna andare dal politico di turno e dire scusa. Sai come si fa? Io credo che questo paese diventerà un paese civile quando si troverà lavoro perché si conosce qualcosa, non perché si conosce qualcuno. Perché c'è spazio per il merito, per il talento, per l'ideale, per l'opportunità delle persone. Saremo in grado di farlo, dipende anche da voi. Dipende anche da voi. Voi siete fortunati, potete votare domenica. E potendo votare, a voi la scelta. Dice sì, però abbiamo più alternative. È vero. Abbiamo più alternative. Avete da un lato chi in questi anni ha già governato la regione. Nessuna polemica, vi prego, nessuna polemica. Quello che dovevano farci vedere ce l'hanno fatto vedere. Non è che c'è da fare grandi discorsi. La scelta tra Cappellacci e Pigliaru non è la scelta semplicemente tra due candidati, tra due persone. È la scelta tra il passato e il futuro. È la scelta tra chi ha già mostrato quello di cui era capace e abbiamo visto i risultati e chi vi sta raccontando un'idea che possa andare avanti per i prossimi 10, 15, 20 anni. Allora, a chi ha votato centrodestra, con umiltà, con rispetto, senza la spocchia che talvolta noi del centro-sinistra abbiamo avuto, senza arroganza, chiedendo un voto umile, non solo un voto utile, diciamo, siete soddisfatti così? Dice, ma come Renzi, ma proprio tu che in questi giorni stai facendo gli accordi sulle regole col centrodestra, vieni a dirci questo? Sì, sì, proprio io che vi sto chiedendo come dirigente di un partito di fare lo sforzo di civiltà per cui le regole del gioco si scrivono insieme in un paese civile, non le scrive qualcuno degli altri. Si scrivono insieme perché siamo un paese che deve dimostrare a quei bambini che le regole valgono per tutti, che il Parlamento non è un insieme di pugili, come abbiamo visto in questi giorni, vergognandoci per le scene a cui ci hanno fatto assistere. Proprio io che vi sto chiedendo anche con un po' di fatica da parte dei nostri, di accettare l'idea che si superi questo ventennio in cui le regole loro se le sono scritti da soli. Ma diciamo la verità, abbiamo iniziato noi, facendo la riforma del titolo quinto della Costituzione a maggioranza. Poi, no, perché è giusto dire le cose in faccia, poi loro ci hanno messo del loro, con il porcellum, diciamo, a noi quando si parla di porcellum in Sardegna si parla di cose serie, è quando si va in campagna elettorale che diventa una cosa un po' complicata. E allora, proprio io che vi dico, facciamo le regole del gioco insieme, vi dico con la stessa franchezza a quei delusi del centrodestra, ma davvero pensate che l'ideologia dell'appartenenza alla destra vi debba portare a scegliere una squadra di governo come quella di Cappellacci
i cui non risultati sono evidenti a tutti. Ma come potete non pensare di prendere in considerazione l'ipotesi di provare stavolta a cambiare davvero, a cambiare sul serio? E contemporaneamente, con la stessa franchezza, io dico a quelli che vogliono votare a sinistra, Michela Murgia, scrittrice che io amo come scrittrice e che tutti voi sapete avrà molto tempo per scrivere in futuro, perché non ha alcuna chance di vincere, e che avrà molto tempo per scrivere, io dico: ma davvero c'è chi tra di voi può pensare di esprimere un voto che è un voto che chiaramente diventa il voto per il centrodestra? Perché nel momento in cui dai un voto che non ha alcuna possibilità di concorrere all'elezione del presidente, non essendoci il ballottaggio, o meglio, il ballottaggio è questo, c'è già, il ballottaggio è Piglialo Cappellacci, ma davvero voi pensate che si possa dare il voto per il gusto un po' radical chic di dire: io però almeno ho dato il voto di protesta, e poi scoprirsi i migliori amici del centrodestra? Perché chi fa questo voto qua ovviamente dà un incoraggiamento a Cappellacci. Mettere il proprio simbolo sulla lista di sinistra, o presunta tale, perché poi mi piacerebbe discutere cos'è davvero la sinistra, per me la sinistra è ideale e concretezza. Quando è soltanto idealità e discussione diventa il bar dello sport o il circolo filosofico, ma non è più politica. Non è più politica, non è più concretezza, non risolve i problemi di disoccupati, non tocca il problema di chi è in crisi, delle famiglie che non ce la fanno, degli agricoltori che sono in difficoltà. Io ammiro molto chi pensa che la politica serva a mettersi a posto la coscienza. Votare la Murgia mette a posto la coscienza, forse. Votare Piglialo mette a posto la Sardegna, sicuramente. Vi invito a rifletterci, a pensare. E però a fronte di questo c'è bisogno anche di dire con molta chiarezza e determinazione che se vinciamo noi si cambia davvero. È questo che ci sta chiedendo oggi le persone, che ci stanno chiedendo le persone in tutta Italia, ed è questo che voi potete fare in Sardegna stavolta, e la potete fare anche e soprattutto mettendovi in gioco in prima persona. Noi siamo una comunità di persone un po' strane, non c'è uno che decide per gli altri. È vero che talvolta litighiamo anche un po' troppo, e che forse quando si decide bisognerebbe poi avere la forza di continuare in quella direzione. Ma abbiamo la grande, straordinaria bellezza di una comunità di persone che si ritrova, che fa le primarie, ormai stiamo facendo le primarie, come dire, costantemente. Quando abbiamo avuto un problema, una comunità di persone ha al proprio interno donne intelligenti e appassionate come Francesca Barracci, che è capace di dire: faccio un passo indietro perché comunque la squadra vince. Che litigano anche, che discutono, ma sono un insieme di donne e uomini liberi che hanno la voglia, la forza e il desiderio di rimettersi in gioco. Ecco, allora voi, noi che siamo questa comunità qua, ora siamo a un bivio, abbiamo 8 giorni, e io vorrei prendervi uno per uno e dirvi: che fate nei prossimi 8 giorni? Non mi bastano, non lo so se mi bastano, perché mi hanno detto torni il 14 febbraio, perché torna anche Berlusconi. Ora vi immaginate se si torna insieme il 14 febbraio? No, non preoccupate, San Valentino. Ve lo lascio, perché tanto non glielo spiegate voi in 16 come vanno le cose, quindi non c'è problema. Però credo che la vera sfida, la vera vittoria non passi oggi da un leader soltanto. Voi avete scelto una persona competente, capace, in grado di aiutare la regione Sardegna a uscire dalla situazione in cui siamo. Però Piglialo da solo non ce la fa, e non mi sto riferendo alla squadra di giunta che farà, mi sto riferendo al fatto che questi 8 giorni decidono i prossimi 5 anni. Io stamattina ho rischiato la laica scomunica da Francesco, che è anche un professore. Ho detto ai ragazzi che fanno l'università: saltate le sessioni. Questa sessione la saltate, tanto poi recuperiamo. Ma volete saltare questa sessione e mettervi 8 giorni, uno per uno, a recuperare la rubrica del telefono,
a guardare nome e cognome di tutti quelli che avete in campo, che avete in ballo, a dire ok, a ritrovare le ex fidanzate, se le avete lasciate bene, se li hanno lasciate loro. Se li hanno lasciato loro si sentono sicuramente in colpa, quindi provateci. A trovare la vecchia zia che non conoscete, che non salutate dalla vita. A recuperare uno per uno il vicino di casa, quello che sta nel condominio. Cerenzo, ma che ci stai facendo diventare? Dei venditori porta a porta di tappeti? Molto di più. La politica è questa cosa qua. Ve lo dice uno che va in televisione quasi tutti i giorni e che quindi sa il valore della comunicazione e dei grandi messaggi dei mass media. Ma c'è un valore più grande per chi crede in dei valori umani, che sono poi anche una delle cose più belle del vostro popolo. Io ammiro, adoro il vostro mare, la vostra ospitalità, la vostra accoglienza, ma ci sono dei valori che sono ancora più belli del vostro mare. Sono valori spirituali, civili, laici, culturali della regione Sardegna, che sono qualcosa di più bello persino e profondo e cristallino del vostro mare. E l'ho detto grande, so che avevo la rete rossa, e adesso qualcuno mi querelerà per questo. Bene, vi dico, per chi ha questi valori, andare incontro alla singola persona, guardarla negli occhi, è bello essere amici e mandare un'email, è bello mandare un messaggio su Facebook, ma c'è un abbraccio fisico, una stretta di mano fisica, un contatto personale che vale di più del contatto su Twitter o su Facebook. Andate a farvi l'elenco delle persone casa per casa da coinvolgere. Non è in ballo il futuro di Pigliaru. Se Pigliaru non ce la fa, ma ce la farà, lui non ha mica problemi, continua a fare professori, i suoi allievi sono molto contenti. Ma se Pigliaru non ce la fa, i problemi ce li ha la Sardegna. E allora da parte vostra considerate questi ultimi 8 giorni come 8 giorni in cui, se credete davvero nel valore della politica, ciascuno di voi torni come... Signora, stavo finendo, andavo a cercare la parte... Ora, signora, allora, signora, quando si sta per chiudere un discorso politico, se si sta entrando nella fase della chiusura, e perlomeno ha detto Ilicic, e posso commentare Ilicic con un aiuto, non sono contento, almeno questo mi sembra una... Mi sembra per chiudere anche la signora che mi ha interrotto, che fa lavoro doppio a questo punto. Ciascuno di voi ha questa possibilità. Io vi chiedo personalmente, davvero dal profondo del cuore, di considerare questi 8 giorni come un'occasione per restituire speranza alla politica. Poi lo so quello che state pensando. Renzi, pensa a fare tu a restituire speranza alla politica. Pensa tu a dire ai signori di Roma che è arrivato il momento di iniziare a stringere la cinghia e di iniziare finalmente a cambiare. Pensa tu a dire che una burocrazia asfissiante, un sistema delle infrastrutture ferme, un sistema del credito che sembra dare fiducia soltanto agli amici degli amici e non al piccolo artigiano, al piccolo imprenditore che è in difficoltà. Sì, lo so cosa state dicendo. Lo state dicendo a me, a noi del PD, vero. Ma io vorrei oggi che questo ragionamento fosse rovesciato, perché nei prossimi 8 giorni la partita non è soltanto una partita nazionale, è soprattutto una partita che riguarda il futuro di quei bambini da cui siamo partiti. Se volete bene ai vostri figli, ai vostri nipoti, la scommessa di questi 8 giorni è una scommessa che mi riguarda. Allora, io vi chiedo di scaricare le rubriche del telefono, di organizzare le cene con le amiche, il tè con le amiche, per dire guarda, io mi è successa una cosa strana. Che è successo? Mi sono innamorata della politica. Vi chiameranno il 118, il trattamento sanitario obbligatorio, però voi potete spiegare che innamorarsi della politica non è così, innamorarsi di un politico no, ma innamorarsi della politica è un qualcosa che è un valore bello, serio, che può restituire impegno e serietà anche ai nostri giorni. Vi chiedo personalmente di provare a fare l'elenco delle cose che vorreste che fossero fatte da Francesco, mandargli un'email, ma contemporaneamente preoccuparvi voi di andare uno per uno, casa per casa, persona per persona, a dire questa partita non è la partita di Francesco, è la mia partita. È la cosa che mi ha scritto il ragazzo di cui vi parlavo prima, ma anche la cosa più bella che mi è capitata durante i passaggi elettorali che ho fatto in prima persona, anche quelli che ho perso. La cosa più bella è stata, in particolar modo dopo
la vittoria in cui sono diventato sindaco, trovare una signora che allora aveva 99 anni e che era andata a votarmi e che mi ha scritto una lettera il giorno dopo, appena diventato sindaco. Tra l'altro, entrando nella sala di Clemente c'è sempre una certa emozione. Bene, io entrando nella sala del sindaco di Firenze, mi metto a sedere e ricevo dopo due giorni una lettera. Questa signora Grazia, che mi ha scritto: io ti ho votato. Aveva scritto il nipote, credo, perché era scritta in modo molto comprensibile. Io ti ho votato. Però adesso, se non fai quello che tu hai promesso, frase della signora Grazia, ti vengo a cercare a casa. Ora, la signora Grazia è passata a miglior vita, quindi non corro pericoli. Però questa è la politica. La politica non è l'astrazione, i grandi discorsi intellettuali, cioè, è anche quello, per carità, è anche bellezza, discussione filosofica, elaborazione culturale. Ma poi la politica per un amministratore, per un presidente di regione, è prendere le cose e realizzarle. Allora io dico, se davvero ciascuno di voi crede ancora che la politica abbia un senso, beh, io vi chiedo di vivere questi 8 giorni come gli 8 giorni nei quali non so se cambierà la vostra vita, ma sicuramente può cambiare la storia di questa regione. Cominciamo il domani, avete scritto. Bene, per cominciare il domani bisogna smettere con la rassegnazione, bisogna smettere con la lamentazione, con l'idea che sia sempre colpa di un altro. Lo dico per primo io che faccio politica, dobbiamo smettere di pensare che se siamo in questa condizione è sempre colpa di un altro. I nostri nonni, i nostri zii, i nostri genitori che hanno recuperato, ricostruito questo paese, non hanno dato la colpa agli altri, si sono messi in gioco loro. Vi chiedo allora di cominciare il domani andando a ricreare un minimo di fiducia, un minimo di speranza, un minimo di attesa, ma vi chiedo di farlo sapendo che fare politica può non essere una parolaccia. Francesco Pigliaro ha scelto di mettersi in gioco. Con lui ci sono le donne e gli uomini di tante liste. Io vi chiedo uno sforzo particolare per il Partito Democratico, che in questo periodo, per carità, ha mille limiti, ha mille difetti, ma se oggi c'è una speranza che le cose in Italia cambino davvero, questa speranza cammina nelle gambe delle donne e degli uomini del Partito Democratico. Vi chiedo di avere questa consapevolezza con tutti i nostri limiti, i nostri difetti, i nostri errori. Siamo però l'unica comunità di persone che si mette in gioco e che ci mette la faccia e che si vuole bene tutti quando è necessario. E contemporaneamente vi chiedo di farlo pensando che quando i vostri figli oggi stasera, tornando a riportarli a casa, vi diranno: ma perché ci avete fatto perdere un'ora qui? Beh, non so se hanno ascoltato un discorso, hanno però avuto l'occasione di vedere il proprio babbo e la propria mamma tornare a pensare che il futuro di questa regione non dipenda da un soggetto esterno che magari spara battute e slogan ideologici sui giornali, dipende da ciascuno di voi. In bocca al lupo a Cagliari, in bocca al lupo alla Sardegna, in bocca al lupo a Francesco Pigliaro. Let's go.
secolo che piove in questo buco di città, gonfia di rimpianti e di arroganza stupida, anche tu in ostaggio.